finisce 0-1 con uno dei protagonisti della partita, Ivan Mannino. Ivan, tantissime parate, non potevi nulla su quella conclusione di Moxedano. Sì, è stata come una beffa perché abbiamo preso il gol praticamente a tempo scaduto alla fine del primo tempo. È stato bravo a girarsi in aria, da vicino ha concluso di sinistro, l'ha messa sotto il set dove non poteva arrivare. Senti, una partita comunque che la Neapolis ha meritato di vincere, l'Eger ha fatto poco dal punto di vista offensivo, ha anche un po' sofferto, bene dal punto di vista tattico, però quando poi si va sotto forse una reazione diversa in secondo ci doveva essere. Sì, un po' c'è stata perché rispetto al primo tempo abbiamo creato molto più gioco. Il primo tempo ci hanno schiacciato, ci hanno schiacciati e sono stati lì, ho fatto degli ottimi interventi. Infatti il secondo tempo non sono stato tanto peloso. È stato così, loro sono un'ottima squadra, lo dice anche la classifica. Potevamo fare meglio, ma purtroppo è andata così, 0-1. Ci rimbocchiamo le maniche per la prossima partita. Per te comunque un periodo molto positivo, tante buone prestazioni in sequenza, a Sorrento, anche a Roccella. Peccato oggi per il risultato, ma dal tuo punto di vista personalmente stai bene? Sì, sì, benissimo. Ci alleniamo bene con mister, col preparatore dei portieri. E andiamo forte, e con Valenti, l'altro portiere, andiamo sempre a 3.000. E la domenica si vede, e rispecchiamo in campo quello che facciamo in settimana. E magari speriamo che dalla prossima settimana arriveranno anche gli altri. Per chiudere, la prossima partita a Frattamaggiore contro la Frattesi, un'altra squadra molto forte, un'altra squadra campana, una trasferta difficile, qual è l'obiettivo? Sì, è molto difficile, sono forti fuori casa in Campania, l'obiettivo è tornare con un risultato positivo e continuare la strada che abbiamo preso da 4 partite a questa parte per la salvezza. Grazie. Grazie.